fine resisterò con questo caldo qui. E prima di iniziare volevo farvi una proposta per l'anno prossimo, magari io non ci sarò, ma se non ci è a voi. Che ne dite di fare una colletta di soldi in modo che gli organizzatori possano provvedere almeno un piccolo ventilatore? Adesso iniziamo ad affrontare la nostra riflessione. Io vi garantisco che sarò più breve di quanto pensavo, perché mi hanno fregato 10 minuti. Dovevo cominciare alle 17, poi siamo abbastanza pieni di parole bellissime. Maria della missione della Chiesa, io avevo scritto come titolo della mia riflessione, lui l'ha ricordato Padre Giovanni in un modo un po' diverso. La missione della Chiesa oggi con Maria è lo stesso tema. Innanzitutto una premessa che io ho sperimentato nella mia attività di missioni parrocchiali, predicazione. Ho notato che realmente, la devozione a Maria è molto presente nella Chiesa italiana. È una presenza, quella di Maria, nel cammino di fede delle comunità, nel cammino di fede personale, rilevante, interessante. E mi sono accorto perché tanti sacerdoti ci chiedono di organizzare generalmente una missione parrocchiale nell'occasione di una solennità o festa mariana. Spesso questo è l'occasione per la predicazione, questa devozione a Maria. E poi ho notato, girando le diocesi d'Italia, che quasi tutti i paesi hanno, oltre alla chiesa parrocchiale, un piccolo o grande santuario. Vi risulta questo? Anzi, la mano chi no, no, chi non ce l'ha, diciamo più in fretta, pochissimi. Ma c'è un altro motivo per cui Maria fa presa nel cuore dei credenti e quindi è nel cuore della missione. Per due motivi. Il primo è il tipo di formazione cristiana che tutti abbiamo ricevuto. Io sicuramente. Perché? Faccio una domanda a voi adesso. Quando eravamo piccoli, eravate piccoli, dite la verità. La preghiera che i genitori ci insegnavano per primo era l'Ave Maria o il Padre Nostro? In quei tempi era proprio questa logica, mentre la catechesi ordinaria ci fa incontrare Gesù, quindi la preghiera di Gesù, eccetera. Quindi tipo di formazione di stampa fortemente mariana. E poi c'è un altro motivo che rende Maria viva nel cuore dei credenti e non solo, è mamma, un motivo psicologico che condiziona tutti, perché in Maria intravediamo quei valori della mamma che abbiamo vissuto ogni giorno crescendo nella nostra vita, quindi ci attira con la sua tenerezza, con la sua dolcezza, con la sua amabilità. Psicologicamente siamo tendenti a Maria, e ben venga tutto questo. Però Maria che cosa ci chiede? Ci chiede la maturità nella fede, ci chiede di costruire una devozione che sia vera e non falsa. Questo è il motivo fondamentale del Padre che non può. C'è scritto sul libro il trattato della vera devozione. Una devozione, allora, e lo dico in modo particolare, in questo territorio del sud, si vive possibilmente
che la caratterizzano dall'esteriorità, nel sentimentalismo, nell'emotività, per arrivare ad una devozione di qualità che, attenzione, è il desiderio di Maria, ogni giorno ci consegni di più all'incontro con il Signore. Una devozione che non è semplicemente fare delle cose, ma incontrare qualcuno nella nostra vita che è Dio Padre, la Trinità, che celebriamo oggi. Quindi noi dobbiamo approfittare di questa presenza di Maria nelle nostre comunità, nella nostra Chiesa, per dare una testimonianza autentica della nostra fede. Maria è l'albero della vita che ha prodotto il frutto che è stato dormendo. Aspetta, ti prego. Maria è l'albero della vita che ha prodotto quel frutto del suo seno che è Gesù. Noi siamo la Chiesa, l'albero piantato dallo Spirito oggi, perché ora tocca a noi produrre quel frutto della nostra fede che è Gesù. Benissimo. Allora, ricordando un po' la direzione di una devozione che diventa testimonianza di fede, chiediamo allo Spirito di crescere nella essere discepoli di Gesù per diventare nostri. L'esperienza del discepolato, la preghiera, l'ascolto della parola, la celebrazione dei sacramenti che ci plasmano come poi gli apostoli che annunciano con Maria la venuta del regno di Dio. E questo attraverso innanzitutto un processo di conversione personale. Tutti abbiamo bisogno di un pezzettino di conversione sempre più, perché non siamo perfetti. Quella conversione che ci permette di aderire a Cristo, perché come il Monfort ci ricorda, è Lui il solo Maestro, il Signore della nostra vita, la via, la verità, la vita. Quindi c'è questo ruolo di Maria nella Chiesa che dobbiamo rispettare e viverla come colei che intercede per noi. Abbiamo bisogno del suo aiuto in questo senso. E come colei che è modello di vita per noi. Quindi questa devozione mariana che, primo, rispettare il ruolo di Maria nella Chiesa, e secondo, come lei, avere la stessa capacità di abbandonarci allo Spirito. Perché non è Maria che fa le cose, eh? Non è Maria che ci fa apostoli, discepoli e apostoli, è lo Spirito Santo, il quale ci dice, guarda l'esempio, che è, ma Maria. Tre verbi attorno all'azione dello Spirito Santo. Ve li dico perché sono molto simili come lettere e sono un primissimo itinerario di esperienza dello Spirito. Chiediamo a Maria di lasciarci come lei trasferire nello Spirito, per poi lasciarci trasformare dallo Spirito e quindi lasciarci trasportare dallo Spirito. Trasferirci, andiamo là dove lui è. Maria ha creato un wifi con lo Spirito che è il suo sposo. Non l'ha mai dimenticato un istante, come noi con il telefonino, no? Ma fermi il wifi, contato con quel mondo. Trasferiamoci in quella piccola parte del cuore dove lui è, wifi con lui. Chi va là si lascia poi trasformare, perché lo Spirito ti chiede di cambia un po',
trasportati, portati da dove lo Spirito ci manda. È lo slogan del missionario confortato, no? Mi chiedono qual è il camicio confortato. Andate là dove il soffio dello Spirito ci manda. Come i relatori oggi sono stati mandati qua. Allora, Maria nella missione della Chiesa oggi, però volevo dire un'altra riflessione, interessante. Prima di essere Maria, la donna con noi nella missione, è la donna della missione, è l'esempio della missionarietà. Ecco perché guardiamo a lei, per essere poi missione in lei. Quindi dobbiamo scoprire la vera identità di Maria come donna missionaria. A questo proposito, tra l'altro, dopo una citazione che è stata fatta da Padre Angelo poco fa nella sua meditazione, e ho avuto un'idea che ho letto in tutto il novello. Io sono appassionato di tutto il novello, un po' come tutti, innamorato. Questo testo, Galati 4:4. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna. Questo breve versetto è la sintesi del mistero dell'incarnazione, del mistero della salvezza, e ci dice due cose. Primo, il radicamento dell'Eterno nel centro dell'umanità. L'Eterno che diventa umano. Secondo, il radicamento di Maria nel progetto salvifico di Dio. Maria che è nella Chiesa, che continua questo progetto di salvezza. Maria è subito la prima qualità del mistero dell'incarnazione. È questa. È subito paragonata, affiancata a quel figlio che dona l'umanità, che è il missionario del Padre. Il Messias, il Messia. C'è subito questo accostamento. Maria porta il missionario del Padre sull'umanità e lei stessa in quel momento si qualifica come la donna portatrice di Gesù, la donna portatrice di Dio nell'umanità. Tutto questo è interessante perché afferma un tratto fondamentale della figura di Maria, che è quello della missionarietà. Quindi prima di sentircela come la donna missionaria che cammina con noi, lei è stata veramente missionaria. È stato qualcosina qua perché vedo che il tempo passa. Il Monforte allora come definisce Maria nella sua qualità della missionaria? Preghiera invocata, numero 8, liberos, chiede il conforto alla Trinità, uomini totalmente dedicati a te per amore e disponibili al tuo volere, uomini secondo il tuo cuore. Più di Maria non c'è nessuno che ha realizzato questo, quindi donna libera per l'annuncio, per la missionarietà. Poi, sempre nel segreto di Maria, dai numeri 70-78. Ve li ricordate? Domani ve li ricordate? Sicuri? Perché ho visto che nessuno ha scritto 70-78 sul foglietto. Ricordatevi, segreto di Maria 70-78 descrive Maria come l'albero di vita che porta il frutto che è Gesù e descrive le qualità dell'albero che poi diventiamo noi nella missione, le qualità che sono far crescere all'aria aperta questo albero, quindi attento all'aria malefica, all'aria che può far male all'albero, curarlo, vegliare i bruchi
tanti verbi per dire che come Maria anche noi dobbiamo portare un frutto duraturo che è Gesù. E poi nel trattato della vera devozione, numero 58, descrive in un po' le caratteristiche missionarie degli apostoli degli ultimi tempi e inserisce negli apostoli la presenza di Maria, la donna nel cenacolo, quasi quasi chiamandola tra gli apostoli la prima apostola, non so se si può dire, però la prima apostola, quella che ci dà il modello della nostra missionaria. Quindi Maria, la vera missione Maria, ci apre alla nostra missione nella Chiesa. E la missione si realizza attorno a questo obiettivo, sempre in buon fuoco. La missione della Chiesa è raggiungere il compimento pieno del cammino di fede. Una fede che cresce sempre, gradualmente nello Spirito, che non è adulta, non è matura, non è compiuta, ma cresce. E se non arriva a divenire la nostra fede, esperienza di apostolato, cioè comunicare agli altri la sapienza che è Gesù Cristo, è una fede fasulla, è una fede fuorviante. Questo lo dico perché c'è un po' uno stile di vita cristiana che si accontenta dell'osservanza, un'impostazione precettistica. Tanti cristiani si accontentano di andare a messa, fare il mio compitino cristiano, poi tornano nella vita e spengono questo annuncio. La fede è insignificante. Monfort ci dice che la fede deve maturare, e il segno della maturità della fede è quando diviene una forte esperienza di apostolato. E attraverso i testi del Monfort ho colto alcuni verbi che ci pongono come apostoli di Cristo nei confronti degli altri. Per esempio, l'amore dell'eterna sapienza, tre gradi della pietà, di cui l'ultimo è la perfezione, ed è acquisire la luce e l'unzione necessaria per, attenzione, per ispirare agli altri l'amore della sapienza. Noi dobbiamo, soltanto con la nostra presenza nelle comunità parrocchiali, al di là comunque di quello che facciamo, incuriosire, stuzzicare la ricerca degli altri. Ispirare vuol dire lasciare un segno che possa iniziare in qualcuno la crescita della propria fede. Poi un altro testo, quindi verbo ispirare degli altri, Gesù, l'amore eterna sapienza 95, la sapienza dona all'uomo una meravigliosa capacità di farla conoscere agli altri, ispirare per far conoscere Gesù agli altri. Abbiamo bisogno dell'ascolto della parola perché poi questa parola diventi per gli altri conoscenza della sapienza. Sempre nell'amore dell'eterna sapienza, numero 153, Monfort dice: beati coloro che comprendono queste verità, molto più beati coloro che le credono, le praticano e le insegnano agli altri. Allora, ispirare la sapienza, far conoscere la sapienza, insegnare la sapienza, Gesù, agli altri. Non con le unghie, come stiamo facendo noi in questi giorni, non semplicemente con le catechesi, ma con la propria vita, le scelte della propria vita che sono conformi al Vangelo di Gesù. E l'ultimo verbo,
dal trattato 265, dice: la pratica interiore per Maria, che parla di tutto ciò che si fa per far conoscere Maria della Chiesa nella vita spirituale e personale, per, attenzione, il verbo, attirare tutti a suo servizio. Attirare a Maria, che significa attirare a Gesù, perché Maria porta sempre a Gesù. Quindi l'esperienza di Maria, della devozione mariana, è l'esperienza di Gesù. La devozione aiuta ognuno di noi ad alzare l'asticella della nostra fede, perché non sia soltanto un'esperienza di devozioni pratiche, esteriori, rosari recitati a manetta, pellegrinaggi mischiati con il turismo religioso e segni particolari esteriori che coprono quella devozione interiore che è la testimonianza di una fede vera. Per cui cosa ci chiederebbe Maria? Tornando nelle nostre comunità e vivendo la missione di ognuno oggi nella realtà in cui viviamo, innanzitutto Maria ci ricorda che non esiste assolutamente un'esperienza di fede che sia soggettiva, personale, intimistica, ma la fede va vissuta, cresciuta, testimoniata come comunità, come comunità. Quindi Maria ci chiede di riscoprire questo senso di appartenenza alla propria comunità. Quello che mi verrebbe in gergo da definire così l'attaccamento alla maglia. I giocatori più importanti, più veri, ma quelli che non attaccati alla maglia alla loro squadra, quindi si sono svenduti all'attaccamento alla maglia, l'attaccamento alla propria comunità. E quindi evitare una sorta di vagabondaggio spirituale. Dove andiamo adesso? Andiamo in un santuario, andiamo in quella parrocchia perché lì fanno i canti più belli. No, la mia parrocchia. Perché nella parrocchia ognuno riscopre il proprio posto e il proprio ruolo che lo Spirito consegna. Di uno spirito di vero servizio, però, perché ho notato che in tante parrocchie, facendo il parroco, alcune persone che sono disponibili al 100% non mancano mai, magari mancassero alcune volte, dicono il servizio che hanno preso dal parroco come una forma di autorealizzazione e si sentono importanti, poverini, no? Quindi autoreferenziale alla realizzazione di sé, no, liberi da se stessi per diventare un servizio agli altri. Poi Maria, nella missione che ci chiede di vivere con lei nelle nostre comunità, vivere la parrocchia non abbiamo come, attenzione, la macchinetta distributrice gratis, senza il gettone dei sacramenti. Finiti i sacramenti, sono a posto. No, ma vivere la comunità come una famiglia, dove tutti costruiamo una comunione che ci renda servizio, aiuto, sostegno, cooperazione l'uno con l'altro nella carità. È un'immagine di chiesa, di comunità parrocchiale che credo recuperare molto oggi. Ecco perché, non so se l'avete notato, tante persone si disaffezionano alla Chiesa, alla propria comunità, perché non ha un'immagine come questa. Una svolta che io leggo lo Spirito dia più velocemente possibile alla Chiesa cristiana è quella di avere il coraggio di non accontentarsi più semplicemente della pastorale di sacramentalizzazione,
ma inizia una forte pastorale di evangelizzazione. Facciamo conoscere Gesù. Poi i sacramenti sono dei tappi in più per far crescere Gesù. No, noi insegniamo i sacramenti. Attraverso i sacramenti facciamo conoscere le parti invertite. E i frutti quali sono? Dove sono i ragazzi oggi? Non sono invitati. No. Dove sono gli adolescenti oggi? Ah, non sono invitati. Dove sono i giovani? No, i giovani ci sono. Un applauso ai nostri giovani. Allora, con quella immagine molto bella di Papa Benedetto, adesso non mi ricordo come era scritta, poi Anna mi farà il studio, quello dell'orchestra, paragona la comunità cristiana, quella che vuole anche Maria, come l'orchestra. Nell'orchestra ci sono tanti strumentisti, cioè persone che suonano uno strumento diverso da altro. Metti una orchestra che tutti suonano la tromba. Allora, noi abbiamo quegli strumenti da suonare che sono le qualità, i talenti che lo Spirito ha messo dentro di noi. Però attenzione, suonare attorno ad un unico spartito. Se ognuno ha, suona a modo suo, con spartiti diversi, posso soltanto la parola. No, l'unico spartito che è, qual è questo spartito su cui dobbiamo orientare? La parola di Dio è lo spartito che tutti dobbiamo seguire, attenzione, sotto la direzione del grande direttore che è lo Spirito Santo, per eseguire melodie d'amore da dedicare a Dio che ci ama, alla Trinità che ci ama. Quindi io vorrei che ognuno di voi tornasse a casa questa sera pensando alla propria comunità, a quello che sta facendo, ma si rinnovi nel dono dello Spirito e si chieda cosa posso, cosa voglio, cosa devo fare per la mia comunità. Non mi bastano i sacramenti, ho fatto la comunione, mi sono confessato, ho detto messo in dimostra della cassetta. Quando fuori c'è il mondo che soffre, è lì l'altare del celebrare la vita cristiana di Segno Maria. Una comunità che diventa chiesa in uscita, ormai prete argentino, che questa espressione di una chiesa secondo lo Spirito, chiesa in uscita, per noi è suonata nuova da Papa Francesco, ma lui è già 30 anni che la sta proponendo nella sua chiesa argentina, e lì si vede che ha maturato il suo annuncio, la sua preghiera, una comunità in uscita, quella che vuole Maria. E allora, siccome io ripeto, sono un simpatizzante di Don Tonino, questa frase, mi pare di averla detta anche l'anno scorso, ma capita a pennello anche oggi. Diceva così: amici, la fede ci fa credenti, la speranza ci fa credibili, solo la carità ci fa creduti. Bravo!
studiamo, eppure di avere voti, anche qui in Puglia, ostenti lo Stato. Cosa vergognosa! Ma questo perché, amici, ma questo perché dobbiamo avere il coraggio. Al di là del tempo di noi, al di là della mentalità, come di progressivo, di andare comunque a riferirsi alla gente. Come sta facendo coraggiosamente Papa Francesco, perché lui prende il Vangelo, non lui c'è! Portatrice di luce sulla strada della Palestina.
anfora dello Spirito, riversa il suo crisma su di noi, perché ci metta nel cuore la nostalgia degli estremi confini della terra. E anche se la vita ci lega ai meridiani e ai paralleli dove siamo nati, fa che sentiamo ugualmente sul collo il fiato delle moltitudini che ancora non conoscono Gesù. Tra queste moltitudini, tanti cristiani battezzati che non conoscono Gesù e vivono accanto a noi. Non è più, aspettano un uomo. Spalancaci gli occhi perché sappiamo scorgere le afflizioni del mondo. Non impedire che il clamore dei poveri ci tolga la quiete. Altro che porte chiuse. Aiutaci a pagare con letizia il prezzo della nostra fedeltà al Signore.